Ci siamo ammalati, non possiamo portarvi in giro. E quindi ricettina. Visto che dobbiamo riprenderci un po' da questo malanno, abbiamo pensato di fare una ricettina bella, bella. Sostanziosa. Andiamo in quel di Roma e facciamo una cosa che ai più, quando lo diremo, potranno storgere un po' il naso, dire, ah, che schifo. Cosa facciamo, Ele? Facciamo la coda alla vaccinara. La coda, ragazzi, forse può schifare un po', ma se fatta bene è una goduria pazzesca. Bene, io direi che, Ele, possiamo metterci ai fornelli e cucinare questa coda alla vaccinara. Partiamo da lei, l'ingrediente principale, la coda. Solitamente si aggira intorno al chilo, chilo e mezzo di peso. Questa qui era intorno a 1,2 kg. Quando l'acquistate, fatevela naturalmente tagliare a pezzi dal vostro macellaio e poi pulitela dalle parti più grasse. Gli altri ingredienti di questa ricetta sono pochi e molto molto semplici. Sedano. Tantissimo sedano, una carota, una cipolla, uno spicchietto d'aglio. Naturalmente non può mancare il porco in questa ricetta, un bel pezzettone di lardo, tanti tanti pomodori. Noi utilizziamo dei pelati che siamo andati a schiacciare a mano per renderli un po' più rustici, un peperoncino, un bel bicchiere di vino bianco e poi quelli che andranno a fine cottura saranno uvetta, pinoli, una bella grattata di cioccolato fondente oppure del cacao amaro, qualche chiodino di garofano e naturalmente sale, pepe, olio. Partiamo subito dalle preparazioni più lunghe, che poi sono sempre le stesse: tritare le cipolle, fare il soffritto. Di tutto questo sedano, però, per il soffritto ne utilizziamo solo una costa. Tutto il resto andrà verso la fine della cottura di questa ricetta. Trito pronto. Aggiungiamo a questo trito dell'aglio tritato e poi il lardo, anche lui prima tagliato a tocchettoni, poi battuto un po' con il coltello. Lo aggiungiamo qua, sarà la base per la nostra ricetta. Aglio all'interno del soffritto, tocca a lui, al porco. Cambio coltello. Tanto col calore il porco suda, si scioglie tutto. Ma questo non lo utilizziamo subito, era solo la preparazione più lunga. L'abbiamo fatta e ce la siamo tolta dalle scatole. Adesso dobbiamo andare ai fornelli per questa ricetta, visto che ci sono tanti tanti ingredienti. Scegliete un bel pentolone capiente perché vi serve. L'olio è caldo, coda in pentola e la facciamo rosolare ben bene. Gli facciamo fare la reazione di Maillard, ragazzi, quindi deve diventare bella bella caramellata. È giunto il momento di girare la coda dagli altri lati. Questo passaggio tende a sporcare completamente la cucina con gli schizzi. Magari metteteci un coperchio sopra, lasciatelo un po' aperto in modo che il vapore esca, ma almeno la cucina si salva un pochino. La coda ha caramellato, adesso andiamo a toglierla dalla pentola e la mettiamo da parte. È giunto il momento del soffritto. Ora facciamo soffriggere ben bene, naturalmente mescoliamo un pochino che non si bruci. Mentre le nostre verdure soffriggono, mettiamo dentro i chiodi di garofano. Adesso mettiamo di nuovo la nostra coda in pentola. E a questo punto andiamo a salare e peppare.
alziamo la fiamma. La pentola canta, quindi vuol dire che è bella calda di nuovo. Adesso andiamo ad aggiungere un peperoncino e andiamo a sfumare con del vino bianco. Nel frattempo che aspettiamo che il vino evapora, andiamo a salare e pepare anche i nostri pomodori. Diamo una bella mescolata. Direi che ci siamo e quindi è giunta l'ora del pomodoro. Diamo una mescolata. Due passaggi fondamentali: mettere la fiamma più bassa che potete e poi andiamo a coprire la coda. La lasciamo cuocere piano piano per almeno 4 ore. Ma se facciamo 5 è ancora meglio. Ricordatevi solamente ogni tanto di andare a girare la coda. Poi, quando sarà quasi a fine cottura, ci rivediamo perché dobbiamo ancora mettere qualche ingrediente. Sono passate quasi 4 orette. Dobbiamo ancora aggiungere una cosa: tutto il resto del sedano che non abbiamo utilizzato prima. Voi direte, ma è necessario tutto quel sedano? La risposta è sì, perché tutto questo sedano è proprio quello che fa la differenza in questa ricetta, quindi è necessario metterlo se volete fare la ricetta originale della coda alla vaccinara. Quindi mettiamoci qua, coltello alla mano, e facciamo dei bei tocchettoni di sedano. Non devono essere piccoli, ragazzi, dei bei tocchettoni grossi. Nel frattempo ho già messo una pentola piena d'acqua sul fuoco a scaldare. Appena inizierà a bollire andiamo a calare il sedano. L'acqua è arrivata a bollore, andiamo a sbianchire il sedano. Deve andare giusto un paio di minuti, il tempo di sbianchirsi, e poi lo scoliamo. Dobbiamo scolare il nostro sedano. Ho riempito una boule con dell'acqua ghiacciata in modo da fermare subito la cottura, se no il sedano è caldo, se lo lasciamo lì continua ad andare avanti con la cottura, invece deve rimanere ancora un po' croccante. Questo lo teniamo da parte e lo usiamo poi verso la fine. Andiamo a buttare dentro il sedano e gli diamo una bella mescolata. Ora non ci resta che farlo ancora cuocere un pochino finché la carne sarà quasi totalmente staccata dall'osso. Dopodiché ancora due piccoli ingredienti e poi abbiamo finito. Ok, ci siamo. Ora la carne si stacca dall'osso, si sfilaccia tutta, quindi vuol dire che è pronta. E bisogna mettere gli ultimi ingredienti, che vanno proprio messi all'ultimo e devono restare in pentola 10 minuti, non di più. Pinoli in pentola, uvetta e un bel cucchiaio di cioccolato amaro. Mescoliamo bene. Ora ragazzi, sta lì ancora 10 minuti e poi è pronta da gustare. E dopo una giornata che stiamo dietro questa ricetta è giunto quel momento. Il momento di andare all'assaggio della coda alla vaccinara. In questo momento più la toccate e più si sfragna. La carne si stacca dall'osso, va tutta nel sughetto. Comunque adesso non vi dico più niente, la mettiamo in tavola e andiamo ad assaggiarla. La carne si stacca praticamente con niente dall'osso. È gustosissima, buonissima, mamma mia! La carne è proprio un burro, non fa neanche bisogno di masticarla perché appena si mette in bocca svanisce, bella saporita, c'è la croccantezza dei pinoli. Comunque ragazzi, è strabuona la coda,
poi la coda della vaccinara, quando la spolpate, potete mangiarla normalmente nel piatto, potete mangiarla sul pane, potete farci un panino, potete farci delle polpette. Quindi ragazzi, fate la coda della vaccinara, assaggiatela così e poi sbizzarritevi, perché è buona in tutti i modi. Eccoci qua ragazzi, ci abbiamo messo tutta la giornata dietro questa ricetta, ma ne è valsa la pena, anche se non siamo così in forma, anzi io sono in fase di guarigione, la Ele è in fase acuta della malattia. Comunque ce l'abbiamo fatta, ce la siamo gustata, sì. È stato un tocca sano, perché questa irrobustisce e rinvigorisce come proprio le ricette di una volta. E che dire, questa era la versione più classica della coda alla vaccinara. Come tutte le ricette tradizionali, ci saranno mille sfumature, ci saranno mille persone che la fanno in mille modi differenti, ma questa è quella più o meno conosciuta da tutti. Provate a rifarla perché è strepitosa. Non fatevi suggestionare dal pensiero che è la coda di una vacca. E ciccia ragazzi, ciccia con le ossa, la ciccia attaccata alle ossa è la più buona, si adatta alle lunghe cotture, quindi se sfragna tutta è una goduria pura, ve lo assicuriamo, quindi provatela, dovete solo avere tempo per starci dietro. Qui sotto in descrizione del video cosa trovano come sempre? Le dosi e naturalmente il procedimento della ricetta. Da casa nostra è tutta, anche se pur malati vi mandiamo un saluto e ci vediamo domenica prossima con un altro video, sperando di portarvi da qualche parte e non essere ancora malati. Infatti. Ciao ragazzi! Ciao.